lascia rimbalzare, arriva a sostegno Garrixey, la pallone centrale per Guarente. Doni alla limite, attenzione, prova il destro, poi Padoin si inserisce bene, Padoin largo a destra, Ferreira Pinto, in mezzo c'è Floccari. Ferreira Pinto, come Calaiò prima, ha provato il tiro, il pallone deviato esterno di Santiago. La battuta a cercare il colpo di testa sul secondo palo di Talamonti, pallone che è andato non lontano dalla porta di Curci. Buona questa occasione perché Ferreira Pinto che riceve, può puntare del grosso. Attenzione a Ferreira Pinto in mezzo per Doni, il destro blocca Curci, pericolosa l'Atalanta. Bravo Doni a fintare con colpo di tacco per smarcare Flocker, invece si è girato e ha calciato un po' debolmente Curci. Infatti si è arrabbiato Doni perché ha cercato di piazzare in mezzo a due Vergassola, non c'è fallo secondo l'arbitro, può ripartire in contropiede l'Atalanta. Attenzione a Valdés, arrivano a supporto Doni, Guarente, Ferreira Pinto, il cileno vuole l'uno contro uno con Codrea, arriva alla limite Valdés, palla in mezzo, allontana Portanova. Impressionante quanto corra Doni, eh. È giocatore in pratica importante di questa Atalanta, dove si sposta lui riescono a fare sempre superiorità numerica, ma superiorità numerica con grande qualità. Zuniga, il pallone in area di rigore, ci ha provato Karja, in movimento Calaiò, sfera... contropiede del Siena, Calaiò punta e salta Garrix, c'è il taglio di Karja e la pallone sventagliato dall'altra parte del campo per Frick che lotta con Bellini, gli soffia il pallone, punta l'area di rigore, Frick, in mezzo c'è Karja, il destro di Frick respinto da Manfredini, rimessa laterale per il Siena. Codrea di prima per Galloppa, preciso il tocco per Calaiò, in mezzo ci sono Frick e Karja. Manfredini decisivo su Frick che avrebbe potuto battere indisturbato a rete, primo calcio d'angolo per il... fischia l'arbitro, parte Guarente, allontana di testa Zuniga, poi controlla Galloppa che rilancia subito per la velocità di Frick. Bellini, cosa ha fatto un Bellini. Grande intervento, se non l'avesse presa Frick era da solo davanti. Attenzione al portiere. Attenzione Calaiò, rilanciato ancora da Galloppa, Calaiò sbaglia un'altra volta lo stop, poi recupera, tiene viva l'azione in la Siena con Zuniga, va subito al cross il colombiano, attenzione Portanova, lascia del grosso Talamonti, ancora di testa allontana Galloppa, Valdés fermato da Brandao, Galloppa giocato un'infinità di palloni, il biondo centrocampista del Siena. Attenzione a Calaiò, lo spunto in area di rigore, Calaiò contro Manfredini, in mezzo arriva Frick, il pallone per lui, Coppola in anticipo. Oh, bravissimo il movimento di... fischia l'arbitro, parte Guarente, movimento di Manfredini sul primo palo, pallone bloccato da Curci, andiamo a bordo campo da Vanessa Leonardi. Vanessa, doppio dribbling per lui, alla limite c'è il movimento di Vergassola, Vergassola in area di rigore, Vergassola, Vergassola, il destro! Allontana Coppola, palla gol clamorosa per il Siena che insiste con Karja. Del grosso, Vergassola gira di testa, poi allontana Bellini, ancora Galloppa in area, Vergassola solo contro Coppola, rete! Ha segnato il Siena con Mario Frick, 1-0. Un'altra cosa pregevole di Vergassola, portiere. Posizione di Frick regolare perché ci sono Coppola e un difensore dell'Atalanta, esattamente Garrix, tra lui ed il pallone, per cui insomma gol regolare di Mario Frick. Era qualche minuto che il Siena stava spingendo, era tornato a spingere come inizio partito. Stoppando il pallone con la suola, Garrix va in sovrapposizione a Valdés, si accentra il cileno, mette in mezzo col sinistro sul secondo palo, impreciso il traversone per Ferreira Pinto, nulla di fatto, palla sul fondo, 3:30 sul cronometro della ripresa. Valdés, Guarente, Cigarini ha spazio per il tiro, carica il destro, pallone lontano però dalla porta di Curci. Una buona iniziativa, non aveva grandi alternative a 5 metri dalla Cigarini. Poi stacca alto di testa Calaiò, di prima Vergassola per Ghezzali, attenzione contropiede di Siena, Ghezzali il destro, pallone sul fondo. Bravo Vergassola, andare... dentro Cerci, maglia numero 11 per il giocatore dell'Atalanta. La trova sempre il Siena di là schierato, non è facile trovare poi corridoi importanti. Attenzione a Guarente, carica il sinistro, traversa, gran botta di Guarente e ce l'ha. Il tiro dalla lunga distanza, il centrocampista ex Verona, qui ci ha provato, gran conclusione, palla sulla traversa. Diciamo che qui è stato anche sfortunato, bravissimo a stopparsi bene la palla a favore di corsa, ha calciato immediatamente, diciamo che è stato sfortunato. Cerci, Cigarini, di
di prima, bene per Ferreira Pinto, attenzione, può inserirsi centralmente Ferreira Pinto, il destro, Curci, e poi il pallone danza sulla riga di porta, Floccari, papera di Curci che poi è stato bravo a recuperare. Scaricato da Ferreira Pinto, da qua sicuramente non riusciamo a capire se Curci ha salvato l'imbattibilità della propria porta o meno. Sembrava fuori da qua. La sensazione fuori. Che il pallone non abbia attraversato per intero la porta. Ecco, però... forse da qua lo capiremo senza alcun dubbio. No, no, nettamente fuori. Doni, esce Brandao su di lui. Tiene palla Doni. Va alla traversone per Floccari, porta 9 in anticipo, poi Cerci. Azione viva, dentro Cerci! Defendi, ha avuto l'occasione di mettere il pallone alle spalle di Curci, ma non è riuscito ad anticipare Zuniga che si è cambio a favore del Siena. Esce Calaiò al suo posto con la maglia numero 33. Entra in campo Antonio Tariamente. Guarente. Cambia gioco dall'altra parte per Garix. Cigarini. Di prima, perdoni, Cigarini prova il destro, buona l'idea, meno il calibro del tiro, pallone un paio di metri alto, parte Guarente, sinistro all'altezza del secondo palo, stacca Manfredini, fuori di poco, Atalanta ancora vicino al gol. Grande occasione questa per l'Atalanta, Manfredini liberato molto bene da questo passaggio di Guarente sul secondo palo, ha sbagliato soltanto la mira, non è riuscito ad abbassarla prendendola, impantandola dritta per dritta e mandandola sopra la traversa. Qui Curci avrebbe forse potuto fare poco sul colpo di testa all'altezza in tribuna. Finisce qui il Siena, batte l'Atalanta per 1-0, gol di Mario Fricca al 44esimo del primo tempo, terzo gol stagionale per lui. Siena a quota 25 punti, Siena che si conferma imbattibile in